Il rapper romano, 33 anni, Tony F., pseudonimo di Nicolò Rapisarda, si è raccontato a cuore aperto a Vanity Fair parlando del recente, seguitissimo dissing con Fedez. Tony F., nome d'arte di Nicolò Rapisarda, è un rapper romano nato nel 1991, noto soprattutto come membro fondatore della Dark Polo Gang, il collettivo trap che ha rivoluzionato la scena musicale italiana. Tony F. sul dissing con Fedez: non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Conosciuto per il suo stile provocatorio e le rime pungenti, Tony F. ha guadagnato popolarità grazie a successi come British Sesso e Samba, con Gaia, diventando uno degli artisti più seguiti della scena trap e hip hop. Il suo recente tour Icon lo porterà a suonare in importanti palazzetti italiani, segnando un punto di svolta nella sua carriera solista. Il rapper Tony F. si è raccontato a cuore aperto a Vanity Fair e per la prima volta ha rotto il silenzio sul chiacchieratissimo dissing con Fedez. Quello che oggi ha detto in eretne alla disputa avvenuta sui social di recente con l'ex marito di Chiara Ferragni e nel successo anche raggiunto con i brani Chiara e Allucinazione Collettiva, è diventato una sorta di gioco musicale da non prendere troppo sul serio. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C'è chi sfrutta l'onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me. Fa parte del gioco, io sono super tranquillo, dovreste chiedere a lui. Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l'ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica. Tony, nel suo dissing, ha fatto intendere che Fedez sia bisessuale. A tal proposito, ha detto: ma no, mica è un'offesa, che c'è di male? Se il limite fosse stato superato, non saremmo qua a parlarne, sarebbero successi casini più gravi. Tony ha mantenuto un atteggiamento rilassato, ridimensionando il tutto come parte di un duello lirico. Ha poi commentato sarcasticamente su quanto sia facile dire lasciate stare i bambini, ma ha precisato di non averli mai attaccati. Dire lasciate in pace i bambini è un escamotage, è la cosa che ti viene subito da dire. Non ho mai parlato male di nessun bambino. Non ho fatto niente di male. Lui, Fedez, può dire quello che vuole, è un bugiardo cronico. Sulle accuse di misoginia, il rapper romano ha dichiarato: non sono misogino, ci mancherebbe, io lavoro con le donne e le tratto benissimo. È solo musica e bisogna leggere quel verso nel contesto, è rap. Si usano quelle parole, quella forma. Si raccontano cose belle, cose brutte, si raccontano le donne in tutte le sfaccettature. Sono un ragazzo normalissimo.